Makwanyati, Africa, Africa, Peter Senegal, Africa, Africa, Peter Lomele, Africa, Africa, Peter Cameroon, Africa, Africa, Peter Malile, Africa, Africa, Peter Congole, Africa, Africa, Peter Nigeria, Africa. Africa, Vita la Guinée, Africa. Dottore? Dottor? Che? Sono le 5:30 e ti ho portato il caffè. Sì? Sì. Grazie. Le 5:30. E che te sei addormentato con la luce accesa ieri sera, dottore? Non è che mi sono addormentato con la luce accesa, è che aspettavo la signora... Ma mia moglie, dove sta? Ah, e la signora è nel salone, stanno ancora a giocare? Ancora? Perché? Mi ha detto la signora di dirti che il caffè l'ha fatto lei. Ah, grazie. Guarda che nota spesa mi ha schiaffato qui sotto. Ha fatto lei il caffè. Accidenti, ma brava. Anticipo albergo Cortina 500.000 lire. Mutuo casa 1.000.000. Zia ha bisogno di un impermeabile, diciamo 125.000 lire. No, diciamo un ombrello e diciamo 5.000 lire. Voto a Sant'Antonio per incidente Righi, quanto diamo? A Sant'Antonio per una figozza, che vuoi dare? Minimo 10.000 lire. Ecco, con Sant'Antonio totale 2.250.000 lire. E poi vorrei vivere. E vabbè, ecco. Giusto, giusto, eh? Questi sono 3.000.000. Chissà se bastano per vivere. Ecco fatto. Ma senti, Elisa. Sì? Queste mettono in valigia. Vabbè. E poi chiamo lo zio di mia moglie che mi deve accompagnare all'aeroporto. No, eh. A me da quando mi ha messo le mani addosso, col professore non ci parlo più. Perché non lo dici te? Sta nel salone con la signora. Vabbè, non fa niente, chiamo un tassì. E il telefono? Dove sta? Mi ha messo le mani addosso.
Andavano a portare il telefono. No, niente, sono io. Papà, serve il telefono a papà. Buono, nonna. Sì, buono. Se ne va, papà. Papà se ne va, ecco. Di strada in faccia c'è. Buongiorno amore mio. Pronto, chi è? Ma chi cerca lei? Ma non è Casa Chiocca? Sì, è Casa Chiocca, ma lei chi è? Scusi, ho sbagliato. Uffa, ma cosa c'è? Papà, porca vacca, ci vuoi far dormire? Suona il telefono, è papà che parte. E parti? Sì, parto. Ecco. Pietro, ancora qui siete, Silvia. Beh, due fiori. Pietro, cosa fai? Ecco, guarda. Vedete che ore sono? Dico, ma sei matto? Oh. Pietro, perché sono matto? Da quel giorno mi fa schifo giocare. È giorno. Silvia, ma perché fai così? Lo sai che quando fai tardi poi ti senti male? Ti viene il mal di testa. E va bene, Pietro, pazienza. Chi dichiara? Lei. Tre cuori? Io mi meraviglio di voi. Di lei, mamma, non mi meraviglia più niente, ma di te, zio. Di me. È tua nipote, sei pure professore. Prima di tutto in questa casa io non conto niente. Poi so gioco, non mi piace, poi so sotto... Silvia, ma come mi scrivi vorrei vivere? Ma è vita quella che fai? Non ne ho altro. Silvia, Pietro, insomma! Sì, scusi tanto, signora, per carità. Ciao Silvia, me ne vado, io parto. Arrivederci a tutti. Anzi, scusate Silvia, se ogni tanto vengo a casa mia a disturbarvi. Arrivederci e buona Pietro. Permanenza. Grazie. Pietro! Non è che smettiamo, io perdo. Silvia si potrebbe anche sbrigare. Ma Pietro... Silvia, io ti desidero sempre quando sono in viaggio. Conto i minuti per riabbracciarti. Questa volta ho preso 4 coincidenze per passare una notte a Milano. Torno a casa per te. E tu che fai? Non mi vieni a letto? Mi fai dormire solo? Ma tu non mi hai avvertito? La partita era già cominciata quando sei arrivato. Scusa, Allora ho fatto male io, è colpa mia, non dovevo venire. Ma no, hai fatto benissimo. Anch'io ti desidero tanto quando sei via. Torna presto, amore. Ho una bella sorpresa per te. Silvia! Sì? Silvia, ci dispiace per Pietro, si è offeso. No, non è niente. Dove va di bello? In Africa. Sì, giochiamo, chi me deve rifarmi per andare a Cuca? Su! Comunicazione di servizio, il pilota De Bernardo, ripeto, il pilota De Bernardo è invitato a contattare l'ufficio turni. Ci siamo, scusate, ero distratto. Dovevo avvertirvi prima, come faccio sempre, ecco. Portatelo in ufficio. Guardate, è la solita merce non concilia con i vostri baracchini. Dove devo venire, scusi? Senza discussione. Io non faccio discussioni. Se ci mettono i ragazzini di leva all'aeroporto, se cambiano sempre il personale. Sì, vabbè, abbiamo capito. Tu cammini in ufficio. Si accomodi in ufficio, non faccia discussione. Un giorno o l'altro voi mi fate perdere l'aereo. Senta, mi l'hai visto addosso, questa mitragliatrice? Sì, ecco qua, ecco la valigetta, la posta. Ecco. Purtroppo i cuscinetti a sfera ci possono mica fare di legno per i vostri allarmi. Dottore, al controllo la valigetta ha fatto saltare tutti i congegni. Certo che l'ha fatti saltare. Apra. Subito, dottore. Bella scocciatura, eh? A chi lo dice, caro amico? Io gli sono torto di viaggiare in un articolo di metallo. Ecco qua. No! Che? E questa roba che cos'è? È il mio campionario. Io sono commesso viaggiatore in armi da guerra. In che? È in armi da guerra, non vede? Bombe di vario tipo e natura, munizioni, qui sotto mezzi mobili, camion, camioncini, carri armati, mortai, ambulanze, più naturalmente pistole, caricatori, tutto ciò che serve in guerra. E lei vende questa roba? La vendo, va a ruba, guardi che meraviglia, guardi questi proiettili, sono gioielli. Vede questo verde, dottore? È perforante.
Ecco, guardi questo azzurro. Questo è dirompente. Vede questo maroncino? Questo è perforante e dirompente insieme. Nel senso che prima perfora l'obiettivo ed esplode dentro con una carica mortale garantita per un raggio di 7 metri. Ma senta, lei è autorizzato a fare questo commercio? Ma che domande fa, dottore? Autorizzato? Ma certo che sono autorizzato. Io lavoro per la Panesport. La mia ditta è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio e queste sono le autorizzazioni di tutti i ministeri. E mi meraviglio che lei non sia al corrente. Io sono 10 anni che giro il mondo con questi articoli. Sono, come dire, un commesso viaggiatore come il mio collega qui presente. Collega un cazzo! E mi tolga questa mano dalla mia spalla, per cortesia. Armati. Come via i carri armati? E che sono venuto a fare io qui? Che sono venuto per te? Monsieur Kyoka, chambre 14. Oui. Votre clé, monsieur Kyoka. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ah, il a déjà aperto le casino, la roulette. Brrr. Au fond, en bas de l'escalier. Merci beaucoup. Allez-y. Monsieur, c'est de ce côté. Ah, j'allais un moment au casino. Tiens, prends les paletots et porte dans ma chambre. Je viens tout de suite. Oui, monsieur. Voulez-vous des fiches, monsieur? Non, non, merci beaucoup. Ah, excusez-moi. Oui, monsieur. Monsieur Lungaretti, lavora qui? Le croupier? Le croupier, oui. Deuxième table. La deuxième? Oui. Faites vos jeux. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Final 3, 3, 13, 23. Signor Lungaretti, buongiorno. 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 Mi ha fatto il suo nome l'ingegner Bucalossi, signor Lungaretti. Gliel'ha fatto male perché mi chiamo Lungarotti? Rien ne va plus. Come Lungarotti? È colpa mia, vede, ho messo una zampetta sulla O. Lungaretti, Lungarotti, sì, sì. 34, rouge per repas. Senta, io sono qui per affari e ho bisogno di una persona che conosca l'ambiente e la lingua per fare da interprete, public relations, insomma, ecco. No, molla l'osso te, oh. Se ne puoi gentil, vous êtes méchant, méchant. Ammazzalo che occhio. Aveva ragione Bucalossi, mi ha detto, là c'è l'uomo tuo, dagli pure $50 al giorno. Che, mi guarda, ci pensa, perché, sono pochi. Sì, va bene, nei momenti liberi, però, fuori lavoro, eh. Va bene, benissimo, sono il dottor Pietro Chiocca, forse ho bisogno subito di lei. Quando? L'avverto io. Va bene, e non va più. Boom. Ecco.
Pardon, vous speaking? Qui? Qui m'attend? Chi? Le ministre? Hai l'arrivée? Ascendo subito. Ah, voulez avvertir Messier Lungarotti, le croupier di Casino, che l'aspetto nella hall. Offri quelque chose a boire al ministro. Non so, whisky, champagne, alcol. Ah, è musulmano? Non beve? Meglio. Ammazza è bella religione musulmana, oh. Ah, mademoiselle, excusez-moi. Le ministre de la guerre, il a rendez-vous avec moi, vous le connaissez? Ma non l'ha visto, è passato adesso, è andato al bar. Sì, ma che lo conosci? Lo vedo tutte le sere, si giocherebbe anche la paga dei soldati. Ah. Ci deve parlare? Ci devo parlare sì, aspetti un po'. Lungarò, io in città ho visto dei grandi manifesti, con un carro armato e una croce, e un uomo sopra un trattore, che? Propaganda, è il partito di sinistra che da noi sarebbe più a destra dei monarchici. Ah. Siccome in Parlamento stanno votando i bilanci, hanno proposto una legge per levare i fondi agli armamenti e impiegarli nell'agricoltura. Hai capito? E dici che passa? Magari, poveracci, perché qua senza acqua, se non fanno i canali di irrigazione... Shh, zitto! Che strilli? Ma che poveracci? Bravo, fate sentire al ministro. Che è lui? Sì. Monsieur Pietro Chauchat? Son excellence le ministre Mamadou Diop. Je suis très heureux de faire votre connaissance et de vous donner la bienvenue... du président. Merci à monsieur le président. Et merci à vous. Asseyez-vous. Lungarotti, si siede. Andiamo. Monsieur le ministre, si vous permettez, adesso ognuno parla la lingua sua perché io devo fare delle dichiarazioni molto precise dopo quello che ho visto e saputo. Traduca. Monsieur le ministre, et voilà. La nostra ditta pubblica questo inserto. Insurrezioni, rivoluzioni, guerra civile... Sono questi i vostri problemi? La Pan Export ve li risolve. Lungarò, che sei incantato, sta guarda me. Traduca. Messie le ministro, voi questo inserto lo notate, lo contattate, scambio di lettere ufficiali. Dietro a vostra richiesta, io lavoro settimane per preparare uno studio che tiene conto di tutto, potenziamento, rinnovamento, esigenze tecniche. Eccolo qua. In tre soluzioni. Col carro armato, senza carro armato, con due piccoli. Excellence, io faccio salti mortali per rimanere nella cifra che voi avete stanziato. Vengo qui sul cammello, praticamente per chiudere il nostro affare, e invece trovo che il vostro problema non è più la rivoluzione, ma sette l'irrigazione. Dice che altri in Parlamento hanno pensato che forse il modo migliore per evitare il pericolo di una rivoluzione sia quello di fare i canali. Ma che fai? Ridi, Lungarò. Ha detto una stronzata. Perché si ricordi che è l'aratro che traccia il solco, ma è la spada che lo difende. Traduca, Lungarò, ma faccia lavorare. Dunque tu hai qua, lungo, odo non guarda, odo quando vuota, ciò. Ya, ma mi fia se moglie la dacca, te bugia, papà, 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 da come? Dice così che è un bello slogan, solo che non è lui che deve convincere, ma quegli otto deputati che non hanno ancora deciso per chi votare. Bon, allora gli dica di darmi i nominativi. Dico due, due non due. Ah, bon. Da. Amadou. Ha detto che gli deve dare $100. Ah, e che te vale? $100. Gli dica però di mettermi una palletta su tutti i deputati che hanno moglie. Diglielo. Di un modo qua, non do, o due. Ah, bon. Tieni. Mamadi, Obiang, Dongo, Zolo, Diop, Ali. Merci beaucoup. Ecco fatti. Mo sono cresciuti, sono nove. Ci si è messo pure lui. Beh, avrà avuto una crisi sociale. Ma perché si è messo quattro pallette lui? Dico no, dico qua. Che va? Perché ha quattro mogli. Ah, complimenti. Però questo non glielo traduca. Mi sa che le altre tre, se la piglio non è... Monsieur,
Silence! La séance est ouverte pour le vote. Ali, Diop, Zolo, Ndongo, Obiang, Mamadi, Bichuka, Ella, Fangen, Mburu, Ikumba, Alembe, Okumba, Mapisi, Nkulu. Allez, prenez les urnes. En vol. Pour le dépouillement, les armes, l'agriculture, les armes, les armes, les armes. Vous vous rendez compte? L'Assemblée a voté pour la guerre et non pour l'agriculture. C'est la première fois dans ma vie que j'ai fait un déjeuner africain sur l'herbe. Malheureusement, je ne peux pas manger, j'ai mal stomac. Monsieur Kyoka. Non, merci. À vous. Merci beaucoup. Oui. Je suis malade. Oui. Moïda. Oh, bravo. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Mi hanno avvelenato, signor Sonzo. Comunque il pranzo è stato utile. Sì. Sì. E so io, mi sento male, signor Sonzo, sapesse che mi hanno messo in bocca. Comunque, adesso che ho conosciuto l'uomo, io sono sicuro che i carri armati saliranno a tre. È un fanatico, un megalomane, pare un ragazzino in un negozio di giocattoli. Si sogna anche l'elicottero. Ah, piuttosto, signor Sonzo, la roba è tutta a posto? Dico, è ricalibrata, rimodernata? Perché sarebbe la prima volta, eh? Stia tranquillo, Chiocca, farà la sua bella figura. Piuttosto, per quando le servono? È il 22, perché è la festa della Repubblica e fa un grande defilé, insomma una parata. Sì, ha invitato tutti i vicini, gli alleati, i nemici. Vuol dare fumo negli occhi, vuol mettere paura, che ne so, avanti. Scusi, bussano alla porta. Avanti! Non lo so chi è. Chi è? Ah, è Lungarotti. Che c'è? Eccolo il mercenario. Io devo andare, tanto lui parla italiano. Bene, parli italiano? Io cassino, 8 mesi, mignotta, salsiccia, mignotta, puttana, pecorina. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato, guarda che c'è là. Guarda un po' là. È il mercenario, signor Sonson. Sì, è l'istruttore dell'esercito. E mi serve sì. Domani c'ho la dimostrazione dell'M72. Con il nostro Fritz domani faremo un figurone, vero Fritz? Sì, è tedesco. Va bene, appena ho notizie gliele comunico. Grazie, buonanotte. Ah, signor Sonso, mi fa un piacere personale.
Guardi, sono 4 ore che telefono a casa mia, è sempre occupato. È mia figlia. Sente che è intercontinentale, perciò è suo padre, non riattacca. Signor Sonso, ci provi lei qualche volta. Gli dica che io richiamerò domani. Grazie. Buonanotte, signor Sonso. Hallo, Fritz. Wunderbar. Good, eh? Ma che wunderbar. Con questo noi perso guerra in 45. Questa antica non buona, fratello. Ma che stai dicendo, mercenario? Ho capito, eh? Pure sti $100 sono vecchi, ma sono buoni, eh? Cosa sarà questo? Nein! Che, oh? Spagnolo ha dato 300 mio camerata Helmut. Ma che dici? Helmut! Quanto aveva dato a te, spagnolo? $300. Che spagnolo? Uno piccolo, elegante, coi baffetti. Che si crede bello e sembra un sorcio. E come si chiama? Non conosco il suo nome. Ma lo conosco io, rimortacci sua. È Balcazar. Balcazar de Barcellona. Excusez-moi. Che numero de chambre là, monsieur spagnol, che s'appelle Balcazar? Comment dites-vous, Balcazar? Balcazar. Balcazar. Regardez. Balcazar. Balcazar de Bonjour, monsieur dame. Bonjour. Deuxième étage, 220. Bonjour, chérie. Pedro, che linda sorpresa. Balcazar, guarda che sono arrivato prima io. No, Pedro, guarda che sono arrivato prima io. Tu sei arrivato lunedì, io la tarde del domingo. Sono io il primero. Sono 3 mesi che ci lavoro, Balcazar. Ya lo sé, Pedro, ya lo sé, Pedro. Tu hai fatto muy bonito lavoro e io te soy muy reconociente. Bravo, Pedro. Gracias. Ma che grazia? Ma che l'ho fatto per te? Ma che vuoi? Arrivi qui a pappa scodellata e per 3 giacchettini di rapè te metti in concorrenza con me. Guarda che l'ho vista, sai, quelle bucefole delle mogli del ministro con quei gattacci addosso. Balcazar, l'affare è mio. Ah, fai così? Vabbè, ho capito. Ti faccio vedere io. Pedro, il che vinca è il mejor. E allora vinco io, perché il miglior sono sempre... Helmut, sono già d'accordo con Fritz. Oggi, durante la prova delle armi di Balcazar, mi basta che fate ingrippare il mitra un paio di volte. Festenz, $200 per te. E ha verstanden, ma voglio 300. E che te pare? Ok, 300, ma devi fare un buon lavoro. Ja, Helmut fa sempre buon lavoro. Ci possiamo fidare di Helmut? No, fido a te. Monsieur le Président, io sto pronto. On peut commencer la démonstration? Merci beaucoup. Balcazar, è inutile che provi, tanto stasera vinco io. Crepa, e apprende come si tira. Ah, attention! Fuego! Che fai? Che passa? Tanto sei in grippe. Merci, le Président. Excusez-moi questa petite interruzione, ma in seguida le darò una dimostrazione della perfezione delle armas. Attenzione! Fuego! Armi vecchie, insomma, pa' bon. Hijo de puta, allora lo fate apposta. Quanto vi ha pagato, chiocca carogne? Levate! Vi sparo solo. Attenzione!
polizia. Non crede d'aver vinto. Vedrai che combino io stasera. Figlio di puttana sei. Ancora. Oui, monsieur le président. Ancora, oui. Ancora. Comment, monsieur le président? Ancora. Ancora? C'est impossible, monsieur le président. C'est tout fini.
ma dans ce moment, les armes, ils sont les vôtres. Così tutte le sere, tutte poi fai fuochi. Oui, monsieur le président. L'hélicoptère. Ah, oui, monsieur le président. Pour votre anniversaire, arriverà l'hélicoptère. Babbo Manga, Giova, ma io glielo do. Se può, merci. Monsieur le Président, è automatique. Il faut faire attention. E le armi, il suo buon, il suo garantì, parole d'honneur. Come? Sputato in faccia. Poi mi hanno puntato una pistola qui e un'altra qui e mi hanno portato a collaudare tutto il materiale. Quello che secondo lei mi avrebbe dovuto far fare una bella figura. Diamo, Chiocca. È sempre roba che è rimasta 15 anni in fondo al mare. E ci doveva restare in fondo al mare. Ogni arma che non funzionava, giù un cazzotto qui sul collo, va bene? E beh, sono gli incerti del suo mestiere. In fondo è pagato anche per questo. È pagato, pagato quanto? Signor Sonson, lei non sa cosa mi costa la famiglia. E che mi resta a me se ci scartano più di mezzo materiale ogni volta? Sa che le dico, si trovi un altro rappresentante. Perché? Lei lo trova un altro padrone? Eh no, se mi sputtano su tutte le piazze chi mi prende? A chi vendo? Giusto tre doppiette a orgosolo. Tranquillo, Chiocca, ci rifaremo. Di un'occhiata a questo. Che cos'è? È un listino d'asta. Ah? Domattina c'è un'asta della Défense Française. Sì, sì. Ci sono dei lotti molto interessanti. È a Honfleur in Normandia. Se parte subito ce la fa tranquillo. Ma dove va? Ma che è matto, signor Sonson? C'ho mia moglie sotto con la macchina che mi aspetta, mi è venuta a prendere all'aeroporto. Scusi, eh? Silvia! Silvia! Amore, scusami! Scendo subito! Vengo! Bene, Chiocca, così sua moglie può riaccompagnarla all'aeroporto. No, mia moglie è venuta a prendermi all'aeroporto. Allora lei, signor Sonson, non ha capito. Io vado a casa, dalla mia famiglia, a godermi i miei figli. Per i conti, se non li vuol fare adesso, io vengo a chiuderli domani mattina. Chiocca, dica a sua moglie che ho qua i suoi effetti. Che devo dire? Che effetti? Firmati da sua moglie in garanzia di certi prestiti personali. Sa, quando lei è in viaggio, tante volte un impegnino urgente, una serata è andata male al gioco. È andata male. 4,5 milioni sono. Come li conteggiamo questi? Mi faccia vedere quel listino d'asta. Bravo, Chiocca, così si fa, eh? Ma questa è tutta roba buona. Sì, guardi l'8-7. Il 7 dice, ma anche il 4. Andiamo, Chiocca, se avessi una maggiore liquidità, io quest'asta qui comprerei tutto. Comunque lei mi porti a casa le armi leggere. Guardi, lotti 7 e 4. Sì. E questo è un assegno di copertura garantito sulla Swiss Bank. E su che cifra posso contare? $150,000. Bastano e avanzano. Bastano e avanzano.
Bisogna vedere chi trovo. A chi interessa quest'asta? Oh, poca gente, tutti pesci piccoli. Passi da Pier per il biglietto e i fondi spese. Va bene. Ah, signor Sonso, per quelle gambiali, non dica niente a mia moglie che io so, poi ci mettiamo d'accordo fra noi due. Come vuole, per me, io le tengo qua in sospeso, ma se me ne chiede degli altri? E speriamo di no. Arrivederci, signor Sonso. E quando torni? Ha un'asta in Francia, mi sbrigo subito. Te lo chiedevo per venirti a prendere all'aeroporto. Casomai ti telefono. Ti faccio sapere o mi mandi tuo zio. Perché non ti vado bene come autista? Silvia, vieni con me, parti con me. Ma sei matto? Ma come sono matto? Silvia, au flair. C'è un alberghetto sull'oceano, è come una bomboniera. Noi ci ficchiamo dentro fino a lunedì, eh? Ma dai. Perché? Perché ci sono i ragazzi, perché ho paura dell'aereo, perché costa troppo e non possiamo permetterci. Quello che vuoi fare nella bomboniera possiamo benissimo farlo a casa. Sì, a casa, poi ti trovo a giocare e non mi vieni a letto. Ma lo sai che sono due settimane che io non penso ad altro. E tu? A che ora parte l'aereo? È alle 11. Ah beh, allora c'è tempo. C'è tempo? Silvia, ma la Malpensa è di là. Ma dove andiamo, Silvia? Dove mi porti? Silvia, amore mio, ma io dicevo così. Ma qui in macchina, e se ci vedono? Ma sì, chi se ne frega che ci vedono tutti, lo fanno tanti clandestini, può accadere anche a marito e moglie. No, ma cosa fai? Non vedi che c'è il fosso? Sei impazzito. Ma ti dico io. E c'è il fosso, ma... Cosa hai capito? E che devo capire? Adesso vedrai. Ti ricordi cosa ti dissi prima della tua partenza? Che avevo una sorpresa per te. Sì, beh... Eccola. Pietro, vieni. Vieni, dai. Sì, sì, vengo. Vieni. Pietro, guarda. Guarda che bello. Ma che? Ma come, non lo vedi? Sono 12 ville, ognuna con mezzo ettaro di terra. Ah. E questo qui è il lotto più bello. Sì. Eccola là, la villa dei baroni Carrozza. È appena finita. La vendono perché si trasferiscono in Australia. Io me ne sono subito innamorata. Sì. Entra. Che entro? Scusa Silvia, io non ti capisco. Ma noi non possiamo permetterci un viaggetto di 3 giorni. E tu che fai? Ti innamori della villa dei baroni Carrozza? Certo, mi sono informata, vale molto di più di quello che costa. Guarda un po' là. Che? E guarda. Pochi lotti per pochi eletti. Ebbè, ma eletti deputati, senatori, giusto quelli se lo possono permettere. Silvia, ma noi viviamo al centro di Milano, in un bellissimo appartamento. Ma che ti manca? L'aria. Mi manca l'aria. Sono sicura che se potessi vivere qui mi passerebbero tutte le angosce. Beh, ma verrebbero a me. No, Pietro. Tu sei un uomo, viaggi, hai il tuo lavoro. Vai in posti nuovi, conosci gente nuova. Silvia, io mi ammazzo di fatica. Pietro, sapessi quanto è faticoso e deprimente non avere nulla da fare. Mentre qui in campagna, coltivare, zappettare, tornare alle radici. Magna le radici. Ma quanto costa? 240 milioni, 140 subito e il resto a babbo morto. E more sì il babbo, gli abbiamo colpo. Pietro, se vendiamo l'appartamento di Milano di sicuro ci danno 140 milioni. No, diciamo che ce ne danno 70 perché 70 sono di mutuo. Ah, 240 sono 170. Pietro, non mi direi che non sei capace di trovare 170 milioni. No, amore. Silvia, tu hai sposato uno stronzo che non è capace di trovare 170 milioni. Va bene, Pietro, no. Non ne parliamo più. No, aspetta, Silvia. Basta, è stato un bel sogno. Ma sì. Ma mi risveglio. Ma vieni qua. Sciocchina. Silvia, tesoro, ma che fa? Piange. Amore. Aspetta, ma non fare così. Silvia. Aspetta, oh. Silvia. Balcazar. Una volta tanto. Mettiamoci d'accordo prima, se no poi ci sbraniamo fra di noi. Che è sesto? Che? Esto. Camembert italiano. Bueno. Ammazzolo. È meglio di quello francese. Tieni, o voi. Tieni, prendi. Senti, Balcazar. Voi non mi rompete le scatole per i lotti 4 e 7, fucile e mitragliette. E io vi lascio i lotti 12 e 14, bazooka e parco camions, va bene? Bueno. Però tu mi das il 0,20 sopra tu commissione. No. E non te do neanche il camembert.
Vous avez encore du vin? Oui, ecco le vin. Com'è andata? Avec l'allemand è fatta, lascia tutto, ma vuole stock di carri armati. Il giapponese si accontenta dei mortai e il canadese lascia fare tutto a me. Bene, allora è fatta. Tiè, vuoi il camembert? Adesso basta che vi mettete d'accordo fra voi due. Perché il canadese è il coglion che ci crede? E perché il cojón sono io che se fia di te e del tedesco? No, il coglion sono io che vi sto a sentire a tutte e due. Fa ammazzare che è meglio. E ridammi il camembert che mi magno io. Beh, allora, Chioca? Allora? Vedrete, ci sbraneremo tutti come leoni. Davvero? Tiè, o vuoi il camembert, Bruchat? Danke schön. Champagne, Mr. Jackson? Chi? E questo? I like it very much, champagne. Tutti i pesci piccoli c'erano. Me too, I like very quel much. Quel sonso, quelle fregnacce che dici. Oh, avete visto chi c'è in prima classe? Forché? Balcazar, Didon, Brialy, venite qui, venite a vedere. Guardate un po' chi c'è, è arrivata la balena. Chi ne sta? Guarda, Cummins di Monte Carlo. Lui è Jackson? Sì, il rappresentante. E che succede adesso? Se l'asta interessa a Cummins di Monte Carlo, lui non ci lascia neanche una pistola. Se è un bel guaio, dici chi si compra tutto Tutto, lui. Io lo so come fa, compra tutto il lotto. Non ci voleva Cummins di Monte Carlo, forse un telegramma, no? Hai capito? Lavorare per Cummins di Monte Carlo, prima classe con lo champagne. Signore e signori, benvenuti in Francia. Mesdames et messieurs, bienvenue en France. Aéroport international de Bonny. Vous êtes prié de rester assis et de tenir attaché votre ceinture jusqu'à l'arrêt de votre. La compagnie Alitalia. Eccola. L'ho trovata. Ragazzi, mi è venuta un'idea. Voi andate avanti, aspettatemi all'asta. Io mi butto sul nemico. Cosa fai? Et voilà le passeport. Merci. Je suis de l'Association mondiale de la santé. Ça, c'est le document. Association Sanité Rome. Département de Rome. Forza Roma. Et alors? Vedez ce monsieur dietro di me, alto, magro, sans cheveux, sans capelli, vois? Oui, oui, je le vois. Oui, oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il vient dall'Alto Bongo. Et alors? Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il passe à l'Alto Bongo? Non. 30.000 morts de choléra en une semaine, compris? Oui, j'ai compris, mais que voulez-vous que j'y fasse? À Roma, nous les mettons en quarantaine. Accertamenti, analisi, sangue, urina. Et... Insomma, un contrôle général de tout, ecco. Vede comme bianco, pallido, tout blanche, regarde? Oui, oui. L'avez vu? Oui. Bene, io l'ho avvertita. Faites votre dovere. Oui, oui. Beccalo. Au revoir. Merci. Michel! Qu'est-ce qu'il y a? Appelez le docteur, c'est urgent. Oui. Docteur, on vous demande au contrôle des passeports. J'arrive. Halt! Posez-le là. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Monsieur vient du Haut-Congo. Il y a en ce moment une épidémie de choléra. Il est contagieux. Oh. I don't understand. What's this about? It's an... S'il vous plaît, venez par ici. Venez avec moi. Venez avec moi, venez, 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 pas de problème, venez, c'est simplement un détail. Venez, 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 venez dans mon bureau. Entrez, entrez, allez-y, allez-y, n'ayez pas peur, allez-y, entrez, merci. Le voilà qui arrive. Tiens, Chioca. Oh, Chioca, eccomi, perché? Balcazar, tutto fatto, tutto regolato. L'ho messo in quarantena. Pedro. Quest'asta è nostra, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Estos son los elencos de la. Ah, grazie. Los lotes 4 y 7 son para ti. Garantisco para todos. Bueno. D'accordo? D'accordo. D'accordo? D'accordo. Messieurs, attention, vous avez visionné le matériel. Vous pouvez faire maintenant vos offres dans les enveloppes fermées et n'oubliez surtout pas de les contresigner. Allora, Pedro, stiamo d'accordo. 4 e 7, sicuro? Sicuro? Come d'accordo? Allez-y, andiamo, capitano. Messieurs, attention.
Il y a une offre pour l'acquisition de tout le matériel. Par conséquent, messieurs, s'il vous plaît. Donc, selon notre règlement, toutes les autres offres sont annulées et en conséquence, elles ne sont pas prises en considération. Messieurs, attention. Qui a contre-signé avec le Z-103? C'est moi. Comment? C'est la vie. Ça, c'est pas possible. Monsieur, voulez-vous nous suivre? Avec plaisir. Permesso. Merde alors, mais on était d'accord. Je vous en prie. Nos venez, je vous prie. Oui, très volontiers. Salut, connard, fini dans la mignotte. Vous permettez, mon colonel, ce monsieur a fait l'acquisition de la totalité du matériel. Bonjour. Vous confirmez votre offre? Yes, si. Oh, pardon, oui. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Vous achetez pour le compte d'une société? Per Camins et de Monte Carlo, ma per il momento mi impegno in proprio. Et vous avez l'intention de régler tout de suite, au comptant? Pour le moment, fermo la partita con il 10% di anticipo come da regolamento. Monsieur le commandant, vous permettez ça c'est un chèque de 150 000 dollars, garantito dalla Swiss Bank. Vous savez que si dans les 10 jours, vous n'avez pas versé le solde, cette somme sera encaissée et perdue pour vous. Donne-moi une plume, s'il vous plaît. Qualcuno pagherà a Pietro Chiocca. Andiamo bene. Permette? No, no, questa non si tocca, è personale. Dov'è Mr. Cummings? Attendo a bordo. Ah, ok, salgo subito. Thank you very much. Non menti. Permesso. Poi là. George, look there. Oh, my God! Good morning. Cecilia, Mary! Ah, good morning. Good morning. Che bella sorpresa. Una suite di belle bambine. He's a good looking man. Yes. My name is Chiocca. Mr. Cummings mi aspetta, posso? Ciao. Ah, ciao. Lei è un italiano? Oh, sì, si vede? E loro sono le figliole di Mr. Cummings? Yes. Ah. Regna che barca. È lui? Sì, Mr. Cummings. Signor Chiocca? Yeah, Mr. Cummings. Ha già fatto amicizie con mie bambine. Sono stato colpito dalla loro bellezza, Mr. Cummings. È molto elegante. Certo, è un italiano. He's a fascinating man. Beato lei, Mr. Cummings. Che amori di bimbe. Mr. Chiocca, quanti anni hai? 33, Mr. Cummings. No. No? 53. Well, we're gonna go now. Yes. Ce lo sapeva, che domanda. Le mie figlie chiedono il permesso di lasciarci. Ah, mi dispiace. A presto, spero. Au revoir. He's a liar, he said he was 33. La prossima volta porterò i miei figlioli. Goodbye. Mr. Chiocca. Yes, Mr. Cummings. Please, sit down. Si siede. Sì, subito. Thank you. Thank you very much. Shall I serve something? Vodka? Whiskey? Champagne? I'm sorry, Mr. Cummings. Non bevo. Mm-hmm. Yes, sir. Lei conosce già il nostro signor Jepson, credo. Come si può non conoscere chi lavora per l'Inter Arms? Mr. Chiocca, lei pensa che io sono ingenuo? No, sir. Lei ha versato per quelle armi soldi di società per la quale lavora.
Fra 6 giorni scade l'opzione e lei non potrà saldare. Io no, ma lei sì. Io, signor Chuck? Io aspetto 6 giorni. Lo Stockton è libero e lo compro direttamente dal governo francese senza che lei possa mangiare nemmeno un dollaro. Il suo conto verrà incamerato e lei verrà denunziata per l'appropriazione indebita. Lei è un suicida, signor Chiocca. No, Mr. Cummings, perché io non ci voglio guadagnare. E voilà, questo è il contratto. Io glielo cedo alla pari, come vede, un buon prezzo, perché non avevo concorrenti io. Allora deve essere pazzo per aver rischiato tutto questo per niente. Come niente, Mr. Cummings. Sono riuscito a dimostrarle le mie capacità professionali. L'ho colpita. Ha preso informazioni, mi ha invitato a parlare sul suo yacht, sa quanti anni ho e mi dice niente. Mr. Cummings, è stato sempre il mio sogno lavorare per una ditta come la sua. Vendere armi come le sue, dei clienti come i suoi. Io sono stato sempre sprecato nella vita. Mr. Cummings, modestamente io mi sento un elemento di primissimo ordine. Lei, signor Chuck, è davvero un uomo disprezzabile. Come i suoi sistemi. Ciò che ha fatto il nostro signor Jepson è scorretto, sleale, disonesto, truffaldino, napoletano. Brutto, ma che fai così con la testa? T'ho messo in quarantena con la testa da Roma. Ha saputo, Mr. Cummings? Sì. Come è cominciato con questo lavoro? 11 anni fa, Mr. Cummings. Per caso, vendevo pompe idrauliche in Oriente per una ditta di Stoccarda. Improvvisamente in quel paese scoppia una guerra intestina. I clienti sospendono le ordinazioni. Allora mi venne l'idea. Modificare e trasformare le pompe idrauliche in lanciafiamme mortai. Lo feci e guadagnai il doppio. E diventò il mio lavoro da quel momento. Lei ha tradito e rubato il suo principale. Se a lei capita, lo fa anche con me. Certo, Mr. Cummings. Se trovassi qualcuno che mi paga più di lei. E quanto vuole per lavorare per me? Voglio un dollaro di più di quello che dà a lui. Per il primo anno. E poi si vedrà. Posso prendere un drink anch'io? Scotch? No, champagne. Subito, signore. Grazie. Prego. Brindo alla mia nuova casa. Auguri. Oh, sigarette, posso approfittare? Prego, faccia pure. Ragazzi, su, venite. Siamo arrivati. Scendete, Silvia, amore. Sì. Guardate, di qui si va al garage. Questo è l'ingresso della nostra nuova residenza. Beh, e questo che è? Ancora qui sta? Silente, Silvia. È già venduta, è nostra questa, ragazzi. Sì, è proprio nostra. Che bello. Guardate che finita, guardate. Stupendo, Pietro. Sei più entusiasta di me. Sentite che altra aria si respira quassù. Che ne dite, ragazzi? Che meraviglioso. Poche parole. Noi abitiamo dove la gente va a villeggiare, vero Silvia? Sì, caro, te l'avevo detto io. Venite, figliuoli. No, ah, aspetta, dove vai, cosa fai? Ma... non si può entrare così. Ma Pietro, andiamo, ma che fai? Faccio quello che fanno tutti gli innamorati. Oh, ma no, Pietro, mettimi giù. Ma ti fa male, sono pesante. Mi sottovaluti, Stelasa. Sono caduti. Oh, Stela. Oh. Scusa, non ho visto lo scalino. Silvia, ti sei fatta male, cara? No, no, questo succede quando si fanno cose che non si usano più. E perché non si usano più? Papà e mamma volevano fare come nei film americani. Volevi. Beh, ragazzi, entrate. Cosa mi dite della vostra nuova casa? È bella? Vi piace? Mm-hmm. Sì, sì. Sì. Sentite, ragazzi. Papà vi porta nel posto di pochi eletti. Vi compra sto popò di villa e voi che dite? Sì, questo dite. E che ti dobbiamo dire, papà? Abitiamo al centro di Milano e tu che fai? Ci sbatti in mezzo alla steppa. Silvia, li senti? Nella steppa li abbiamo sbattuti. Oh, figli, lo sapete cosa costa questa villa nella steppa? Papà ha firmato 2 chili di cambiali. Ma Pietro, non è mica il prezzo della casa che discutono, no. È il luogo. Sono grandi, hanno la loro personalità. Comunque entrate, no? Sì,
Fatemi sto piacere. Dovete ammettere che come casa è una bella casa, ragazzi. Sì, mamma, è bella. Non dissento, ma è lontana. Ma no, con delle moto veloci, con la MV, tu e Giovannone fate in un attimo, no? Vero, Pietro, che gli compri le moto? Per forza, che moto mandi? Allora, ragazzi, questo qui è il salone di rappresentanza. E di qua ci sono le nostre camere, i nostri Giovanni, bagni. Scusa, se ti do sto dolore. Vabbè, ormai è fatto, papà. Pensa che fregnaccia che ha fatto, papà. E non è finita, eh. Venite giù, c'è una sorpresa. Ecco, Giada, tu che dicevi sempre potessi avere un salotto per ricevere gli amici. Cos'è? Beh, qui puoi fare addirittura un night. Bello, un night privato, tutto per te. E noi? E per noi no. Ma sì, certo, lo reda Giada, ma è per tutti voi, no? E se permettete, qualche volta ci veniamo a ballare anch'io e papà, è vero, Pietro? Come, no? Di qui è il vostro ingresso. I vostri amici li fate entrare laggiù dal garage con le auto, le moto, le con le moto entriamo. Grazie, mamma. Grazie, 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 madre, no? Ehi, papà! Uè, papà! Papà! È bellissimo. Grazie. Grazie. Meno male, una volta tanto ringraziamento. Hai visto, Pietro, che figli che ti ho dato? Si accontentano di niente. Di niente? La villa, il night, le moto, e non è finita. Guarda questo, eh. Giovanno, allora, c'è qualche altra cosa che non va? No, ma come alternare la moto, qui in campagna ci vorrebbe un cavallo. Che te l'ho detto? Posso avere un cavallo? In alterna? Giovanno, ma dove mettiamo il cavallo? Entra al garage? Ma quale garage? Allora, lo mettiamo nelle scuderie del galoppatoio che stiamo edificando io e il barone. Buongiorno. I miei nipotini, il barone Maciuga. Signora. Il mio carissimo compagno di scuola. Non fedendoro sto cocone, abbiamo fatto più di carri in Francia. Sono stato nominato presidente del club ricreativo fra i condomini. E spero proprio che anche loro vorranno farci l'onore di essere dei nostri. Ma naturalmente. E ormai l'onore è tutto nostro, barone. Divino. Fra l'altro poi abbiamo un programma, vi assicuro, grandioso. Sì, eh. Venite, voi conoscerete già tutto l'edificato, suppongo. Sì, sì. Il complesso piscine, stile hollywoodiano, munito di tutti i servizi. Il grande padiglione con sale da gioco e che funge anche da clubhouse. Il galoppatoio, il golf a 18 buche e anche in progetto un Silvia centro commerciale. Chi si occuperà dell'arredamento della casa? Che dici, Pietruccio? Perché qui vale la pena buttarci qualche milioncino. È meravigliosa la convivenza. Vero? La casa è bellissima, ha un carattere, uno stile, ma non ci puoi adattare i tuoi vecchi mobili. Ma io cambio, zio. Ah, meno male. Devi cambiare tutto, mobili, soprammobili. Ah, mi scusi tanto, dottore, quando le fa più comodo, mi può mettere due firmette su qualche modulino? Sono a sua disposizione, barone, per qualunque modulino. Ho messo tante firmette, una più, una meno. Quando torno, però, eh? Perché lei è in partenza? Sì, parto oggi per l'Africa. Ah, in Africa. Se va per un safari, preparo fucile, sacco e parto con lei. Eh no, purtroppo vado per affari, niente safari. La prossima volta, però, glielo organizzo un safari. Bocca al leone. Grazie, barone, a presto. È un atto di coraggio. Si prende e si butta. Zio. Ah, sì, sì, io butto. Silvia. Tutto. Sai come dicono a Napoli? Zio. Dai tutto al saponaro. Butta, zio. Butta, che butta, butta tutto. Che buttate, madonna mia. Sta aterrissando un prototipo da Interarms. Avvisare il generale Gutierrez. Signor Chiocca? Presidente, meu general. Muito obrigado e muito prazer de sua presença. Fale mesmo italiano? Io parlo un poco. Ho molti amici italiani a Lisbona. Anche sua maestà, il vostro re, mi onora da sua ospitalità. Come sta sua maestà? Molto triste. Certo. In esilio so cazzi, eh? Prego? Prego. Ecco, questo è il prototipo. Come lei vede, generale, la base è il Phantoms 113. Vedo, vedo. Vede? Adattato e trasformato secondo delle vostre esigenze belliche. Ecco, l'armamento è stato tutto raddoppiato. La blindatura della parte anteriore è stata aumentata 9 mm.
Di conseguenza anche i motori sono stati potenziati per equilibrare il peso. Abbiamo rivisto e modificato tutti gli angoli di tiro delle mitragliere e quelli dei missili aria-terra. Da 120 li abbiamo portati a 140 gradi. Ah, molto bene. E questo in previsione del richiesto prolungamento delle picchiate. Come vede, generale, abbiamo studiato con molta passione tutti i vostri problemi e credo proprio che li abbiamo tutti risolti. Anch'io lo credo, anzi spero. Vamos fare subito un piccolo volo di prova. Come desidero voi? Con l'audo? Con l'audo. Ah. O maresciallo Rebel. È il nostro migliore pilota. Ah, sì? Salute! E che ci famo con questo? Lei lo accompagnerà? Io lo accompagnerò? Lei lo accompagnerà? Io lo accompagnerò? Sì, lei generale. Lo accompagnerà? Io lo accompagnerò. Sarò lieto di accompagnare il ragazzo in questo voletto di prova, per controllare tutti i congegni, ma soprattutto per godere della sua soddisfazione. Sono sicuro, generale, che da tre caccia reazione, come noi stiamo trattando, dopo questo collaudo, lei saprà convincere il suo governo a commissionarcene almeno 4, se non 5, generale. E magari me le concedere. Io sono solamente un funzionario. Personalmente non mi posso permettere niente di nada. Capisco. Lei ha visto qui sotto, generale? A onde? Qui sotto? Venga giù. Venga, generale. Attenta la testa. Io invece, personalmente, generale, posso prometterle molto. Cazzo! Un generale sta frase non deve dire. Mi disculpi, generale. Non volevo offenderla. È una gentile consuetudine dell'Interarms, la mia ditta. Con me non c'ho bisogno. Capisco, generale. Mi disculpi ancora. Al massimo, se proprio tu vuoi fare un regalino, domani mia piccola figlia prende prima Santa Comunione. Se vuoi fare il ricordino, io ti invito alla cerimonia. La ringrazio infinitamente. Posso avere il piacere di comunicarmi anch'io con la bambina e la famiglia? Sicuro, t'aspetto. Molto obrigato. Vamo? Sì, vamo. Senti come pesa! Va bene, acqua! Prego. Rabal, mira, è un accendino. Guarda, portico, è un regalo. Ok, ma dai oro! Io te tongo l'oro perché mi sei simpatico. Ma comunque, siccome sei tu che collaudi, se tutto va bene, tu riferisci al comando. Questo aeroplano è formidabile e tutto funziona a maraviglia. Ah, voglio vedere se tutto funziona a meraviglia. Manometro ok, pressione ok, caricatore ok, altitudine ok, latitudine ok, obiettivo ok, aria ok, radario ok, reacquestatore ok. Tutto è ok, Rabal, se tutto è ok, ritorniamo al campo, ritorniamo. No, no. No. Andiamo giù avanti. Giù avanti. Ando, eh. No. No. Ma che stai a fare? Se c'è qualcuno là sotto. Rabal. Magari. È il guerrigliero che sempre e non c'è mai. Ma che guerrigliero? Che stiamo a fare la guerriglia? Questo è un collaudo.
lo sai che ti dico? Che sei proprio uno stronzo! Bravo! Offendi anche tu il guerrigliero! No, stronzo a te, ah, dico, non al guerrigliero, hai capito? A stronzo! Buongiorno, sono il signor Chiocca. Oh, buongiorno, signor Chiocca. Buongiorno. O appartamento 26, sul miglior no ultimo piano, con vista sul mare, riservato per il signor. Fai bon? Il signor Chiocca nos foi molto recomendato pelo general Gutierrez come persona molto importante. Ah, obrigado. Il general mi disse di preguntarsi il signor si sente molto solo. In che senso, scusa? Se durante sua permanenza il signor ha necessità di un accompagnante, il generale manderia la signorita Dada. E chi è Dada? Una segretaria? Una collaboradora? Dada è una collaboradora a sua completa disposizione. Intendi? Intendo, ma non mi sento arrabbiato in questo momento. Forse, signor Chiocca, non le gusta di color? Come la vuole, mio signor? Mio signor, io voglio solo vomitare. Sapessi da dove vengo, svegliami piuttosto domani alle 8, che c'è la cerimonia della prima comunione della figlia del generale Gutierrez. Ah, mandami in camera anche una tazza di caffè con una bella spremuta di limone dentro. In un caffè? Nel caffè. Dove vado? L'elevador è d'un lato di là. No? Bem-vindo, meu senhor. Obrigado. Bom dia, senhor. Bom dia. Um momentinho, volto logo. Oh, senhor Chiocca! Carmencita! Oh, senhor Chiocca, obrigado pelo seu presente. Obrigado, 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 obrigada. Obrigada pelo seu presente. Obrigado, 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 obrigado. Ammazza! Carmencita! Me dai un bacio? Un altro bacio? Un altro bacio? Aggiunga! Che amore di bimba! Certo che i figli sono una grande benedizione. Quanti figli già hai, voi? Tre figli, tre prime comunioni. E vedete che amo molto i bambini, visto bello presente a mio Carmencita. Vede, generale, il segreto è scegliere un regalo per i piccoli con cui ci si possono divertire anche i grandi e grossi, cioè i genitori. Tengo buona notizia per lei. Ah, bene. La balla ha fatto un report molto positivo. Sono contento. Sono sicuro che il governo ti prende sicco aeroplanos. Anch'io e spero comunicazione del mio governo. Buon Dio, capitano. Come vai, voi? Un Dio di queste settimane, io le do la risposta. Volevo dire la terza ferra. Perché la testa della mia signora. Voi, signor Chiocca, è stato invitato. E come si chiama la sua signora? Amalia. Afonso, sto qui, il signor Chiocca. Buon dia. Terza fera. E sto scrivendo. Terza fera. Bravo. Quando lei verrà alla festa, io le darò una risposta ufficiale. Ah, da bom. Champagne a chi? Oh, no, il mio governo mi incarica di fare sapere quali sono le condizioni di pagamento. Perché voi può dire a Monte Carlo antes di stipulare il contratto. Che cosa, scusi? Dovete accettare in pagamento per 10% del prezzo con un stocco di nostre armi usate. Lei mi dice che per condizioni io dovrei accettare, ma sono armi usate che io non conosco. Ne devo vedere, imballare, caricare su una nave, portare in fabbrica, controllare, rimodernare, rispedire. È un fermo di capitale ingente e poi devo trovare chi se le compra. Io sono sicuro che voi sei, signor Chiocca, puoi trovare a vendere quelle armi anche a chi in Africa, a patto che non finiscano nelle mani dei nostri nemici. Che dice voi? Che dice? Dice a chi le vendo io, perché non ce ne avete mica molti di amici voi. Non sia ingiusto, Chiocca. Ne abbiamo, ne abbiamo. Sì. Autoblinda con cingoli in disuso. Esatto. 30 cannoncini da Napoleon. Esatto. 4.000 fucili. Esatto. 1.000 mitraglie. Esatto. 800 bombarde. Esatto. 70 nataplan. Esatto. Esatto. 1.000 bazooka. Esatto. 20 mezzi d'appoggio con mitraglia senza Renkul. Senza Renkul. E senza Renkul, ma avevo io un Renkul. Esatto. Dici sempre esatto, ma queste armi qui sono tutte in uno stato pietoso. Come?
E como? Como chi sei via? Esatto. Atenção, atenção. Signor Chiocca al telefone. A presentarsi a portaria para comunicação. Signor Chiocca, ao telefone, mas sim. A cabine está ocupada. Passamos a comunicação para o seu quarto. Esse intercontinental... Sim, senhor. Ah, minha família. Alò? Pronto? Signorita, sono il dottor Chiocca. Chi me cerca, chi me busca o telefono? E altoparlante, ha chiamato il mio nome e il mio nome, dottor Chiocca. Sì, anche il portero mi ha detto che c'è una comunicazione. Lasci perdere. Era una scusa. Che? Non si sa mai, ci sono orecchie e microfoni dappertutto in questo paese. Ma insomma, che? Che è sto scherzo? Non è uno scherzo, sono un giornalista italiano, mi chiamo Alberto Zini. Ah. Sono un inviato del Corriere, mi occupo dei problemi del terzo mondo e da che parte sto mi pare chiaro. Torno adesso da un viaggio inchiesta nell'interno. Sono uno dei pochi che è riuscito ad arrivarci. E a me che me ne frega? Io so tutto di lei, so chi è, so quello che è venuto a fare qui. Ma soprattutto io so che adesso lei deve trovare dei compratori per uno stock di residuati bellici governativi. Senta, io non so ancora che vuole lei da me. E chiudiamo sta televisione, che io non c'ho niente da nascondere. Per adesso ancora no, ma fra poco forse sì. E perché? Perché? Perché lei quelle armi non le venderà a nessuno, glielo dico io a chi le darà. Al fronte di liberazione. Ma che è matto lei? Io vendo le armi che mi dà il governo ai ribelli. Forse lei li chiamerei guerriglieri. Ma li chiami come vuole, anzi non li chiami per niente. Io non voglio avere niente a che fare con quelli. Ma lo sa che se mi scoprono io perdo un affare di miliardi. Meglio che giocarsi la pelle. Come la pelle? Il fronte di liberazione ha bisogno di quelle armi. Stia attento che pur di averle sono disposti a tutto. Senta lei, come si chiama? Io sono 15 anni che faccio questo lavoro. Arriva lei con quel barbone, si siede sul letto mio e crede di farmi paura, a me. Guardi che sono disposti a pagarle molto. Che vuol dire molto? Quanto molto, molto? Il doppio di quello che le offrono gli altri. Ma allora è un altro discorso. È così che mi deve parlare lei, Zini. Io sono un commerciante e chi mi paga di più, io vendo. E con chi tratto? Con lei? No, io devo soltanto metterla in contatto con la persona giusta, il comandante del settore del fronte nord. Va bene, mi mandi questo caposettore e parliamo. Quello è un tipo di cliente che bisogna andare a trovare a domicilio. Sono 2 anni che i governativi cercano di beccarlo. Sa che taglia c'è sulla sua testa? 10 milioni. 10 milioni? Hai capito. E chi sarà mai? Senta un po', ma dove sta questo capo? Questo capo si chiama Manes, nessuno sa dove sia, lui può essere ovunque. Manes è dappertutto e da nessuna parte. Paro governo general Gutierrez. A chi, signor Coco? Sì. Por interarms. Pietro Ziocca. Bon, signor Coco. Voglio dire qualcosa. Prego, dica, mio generale. Vorrei convidarla. Un'altra festa? No, no, vorrei pregarla. A proposito di quella nostra AMS usata. Posso trovare un compratore? L'ho trovato, dice. Come l'ho trovato? No, non l'ho trovato. Come lo trovo, scusi? Che cosa intende fare? Che intendo fare? Niente, informerò Mr. Camins a Monte Carlo. Lui se ne sta a Banza all'aria, ma è lui che decide. Io non c'entro, io prendo solo ordini. Intende? Da bon, agora la mercanzia è vostra e potete fare quello che volete. Coroneo, este papeo ministero. Allora, signor Chiocca, buon viaggio, quando parti? Mio generale, appunto, come le dicevo, devo attendere ordini da Mr. Camis da Monte Carlo. E così ho pensato di prendermi una vacanza. Mi dicono che ci sono delle playe meravigliose lungo la costa. Io tengo residenza sulla playa riva al mare. O la pesca è un miglior. La pesca è la mia passione. È proprio della paia del villaggio del pescatore. Bene, è stupendo. È a sua disposizione. No, questo non posso accettare, mio generale. Perché? Por riverenza a lei e alla sua famiglia. E scusami, mio generale. Voglio essere sincero con lei. Da ombre a ombre. Io ho intendito passare questa mia vacanza non da sol. In una parabola accetterei volentieri quella gentile compagnia che lei mi fece offrire all'hotel al mio arrivo. Oh, chiedo da no. Ah. Si chiama Dada? Se può? Sicuro che può.
Avevo paura di essere stato poco prudente. Quando voi rifiutò Dada, e ho pensato essere un uomo di famiglia, temurato di Dio. Sono un uomo di famiglia, mio generale. E anche molto religioso, ma non dimentichiamo che sono anche un italiano. In culo! Allora non mi resti che diser. Buone vacanze e buone divertimento. Obrigado por todo, mio generale. Arrivederci, signor Cocca. Grazie, scusa. Buone permanenze e mia casa. Bem-vindo, meu senhor. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado, minho. Bem-vindo. Alô? Alô? Yes, aqui na casa do general Gutierrez. Yes, yes, I'm waiting. Espero. Pronto? Sì, sono io, il dottor Chiocca. Posso parlare con la mia signora? Pronto? Amore, sono io, Pietro. Volevo sentire la tua voce. Oh, zitta! Pronto? Sì, scusa, amore. Sì, è un'interferenza. Sì. Pronto? Pronto, amore? Ma che c'hai? La tua solita grisetta, eh? C'hai l'angoscia? Ti sento, sai? Oh, Pietro, sapessi quanto freddo fa qui. E fa freddo sì, amore, è pieno inverno lì da voi. Copriti, ti compro apposta le pellicce. Amore, cerca di reagire. Sei esaurita e tutte le notti non giocare. Alzati al mattino, esci, prendi un po' di sole. Tra le altre cose mi piaci tanto quando sei nera nera. Ti desidero, sai, amore? Ehi, ragazzi, sapessi, Silvia mia, che nostalgia che ho di tutti quanti voi. Mi sento tanto solo, Silvia. E non lo so ancora quando potrò ritornare. Ti darò mie notizie molto presto. È un viaggio nell'interno. Appena posso mi farò vivo. A presto, cara. Ciao, amore. Manda bacini. Bacini. Sì, amore, bacini. E su, zoccolona. Chi ti ha detto di metterti nuda? Você non gosta di me, Dada? No. Cioè, scusami, Dada. Ascoltami bene. Uh-huh. Io non te chiedo tue prestazioni abitual, professional, comprendi? Uh-huh. Anzi, guarda, vedi, io ti do 500 dollari dai miei, ecco. Uh-huh. Ma niente freak freak. Uh-huh. Io so il cliente special, uh-huh, non normal. Omosexual, masochista, e uccica qua chi? Ma vaffanculo, zozza. E scusami, Dada, ascoltami bene. Uh-huh. Io devo partir, salir, por dos días, comprendi? Mm-hmm. Tu te ne resti a chi? Sola, in vacanza, holiday, mm-hmm, panza all'aria, sì, sì, magnar, bere, cantar. Te ne resti a chi? Tranquilla, a riposare, comprendi? Mm-hmm. Ok, hai capito? Mm-hmm. Ecco, Dada, solo una cosa io te chiedo. Mm-hmm. Se qualcuno mi cerca, mi busca, mi telefona, tu devi dire a tutto il mondo che io sono al mar. Por todos, io sono al mar a pescar. Mm-hmm. Non è difficile, mm-hmm, sempre a pescar. Posso stare tranquillo? Sì, sì. Brava, mio amore. E il signor Chiocca sta al mare a pescare. Sì, signor. Alguém me veio a chamar. Hai già arrivato? Sì, signor. Obrigado. Andare? Senta, ma quella chi è?
No, niente, è una puttana. È al corrente del viaggio? No, gli ho detto che andavamo a pesca, ma è lontano sto posto dove andiamo. Eh sì, viaggiando tutto il giorno arriveremo al tramonto. Comando, a chi fala Dadá? Partiram agora. Recebido, Dadá, obrigado. Aqui o comando, acabamos de receber neste Dame momento... Aqui, a toda essa sentinela, tomaram do vilagem do deserto e da floresta. O único comando passagem de Les. Organiza os blocos em todas as estradas. Me l'aspettavo. Ecco lá. Chi so? Ma che? Che è successo? Niente, un controllo. C'è un posto di blocco. Se qualcuno ti fa delle domande, lascia parlare a me. No. E chi parla? Buongiorno, amico. Documento, per favore. Io sono un giornalista italiano. Mi chiamo Alberto Zini. Ah, italiano. Sono qui per un servizio. E ho feso un reportage. Da bon? E sta problemi? Può passare. Tutto bene? Tutto bene. Puoi seguire. Obrigado. Sim, era um jornalista com o traficante italiano. Tá bom, vai. Alô, meu general. Acabaram de passar neste momento pelo bloco da estrada principal. Obrigado, tenemos nosso sotto controllo. Ma perché fai questo lavoro? Forse per guadagnare di più. Ammazzando la gente? E che l'ammazzo io? Bella scusa. Ma come, tu fai giornalista e sei ancora così ingenuo? Sì, ingenuo. Sì, perché noi facciamo del commercio e non della politica. Ecco, la vedi questa? Questa non è né buona né cattiva. Questa per me è un oggetto, io così te lo vendo. Poi sei tu che lo puoi far diventare buono o cattivo. Io non c'entro più, è giusto? Ah, è giusto, dici. Guarda. Guarda un po' qui. L'altro giorno ho ritagliato un articolo sull'efficacia delle ultime bombe. Tieni, guarda lì, leggi dove è segnato in rosso. Dai, leggi. Eh sì, sì. Aspetta. Le ultime nuove bombe antiuomo sono state adoperate durante il passato conflitto. La più famosa è la cluster bomb, la bomba a grappoli. Esplode proiettando 300 piccole bombe piene di pallini calibro 6 mm, i quali esplodono a loro volta. E questa non la conoscevo io. La Gravel Mine, è avvolta in un attraente vestitino colorato, come una bambola. Esplode quando viene raccolta lanciando schegge di plastica invisibili ai raggi X. E così neanche con la radiografia, le vedi. E quelle schegge non gliele puoi levare alla bambina ferita che ha raccolto la bambolina. Secondo te, quelle bambole come sono, buone o cattive? Secondo me sono buone. Commercialmente sono buonissime. Se queste arrivano sul mercato privato, vanno a ruba. Vabbè, ho capito. Hai capito? Meno male che hai capito. La sentinela ao comando. Deixaram a costa neste momento e estão se dirigindo para a floresta de Baobab. Ancora molto lontano. Dopo il Baobab prendiamo quella pista laggiù.
Eccoli là. Aspettami, ti chiamo io. Buon dia, amigos. Buon dia, signore. Io sono Alberto Sini. E poi c'è il signor Dos Hermos. Faccia la mano, tamo. Sì, signor. Gioca! Vieni! Sì. Per un momento. Buon dia, amico. Oddio. E che? Guarda che cosa gli ha fatto una bomba al napalm. L'ha sganciata un caccia a reazione in volo di collaudo. Uno di quegli aerei comprati dal generale Gutierrez. Vanno bene, come vedi. Beh, ciao. Ciao, buon viaggio. Eh no, aspetta. Che buon viaggio? Dove vai? Via, io ho finito. Ora sono loro che ti portano da Manes. Sì, vabbè, ma io non conosco neanche il tuo indirizzo. Se faccio l'affare hai diritto a una provvigione. Dove te la mando? A me. E certo, sei tu che mi hai messo a contatto, ma hai trovato il cliente. Che lavori per niente? No, non per niente. Ciao. Vamos, amigo. Sì. Senti o rugito do leão, mas estamos distante do campo. Não tenha medo, depois da ponte chegamos. Namo? Diciamo per ci levare a Manes, spera chi. Sì. Por favor, senti. Ah, obrigado, obrigado. De nada. Grazie. Allora, on va chanter un petit peu. Hein? Allora, qu'est-ce qui va nous donner le temps? Là-bas. Bien, alors à deux, hein. Un, deux. Yamanaye. Com licença, meu senhor. Isso é para você. Formico? Sim, faz bem, meu senhor. É água de coco. Bona, grazie. Muito obrigado.
Agua de coco, refresca. Tudo bem, tudo bem. Mamãe, mamãe. Joaquim, meu filho. Rosinha. Estás bem? Sim, meu amor. Estás bem? Muito buena, menecha, saporosa. Você, una brava ragazza, valiente. Eu feo una proposta, una buena proposta. Te gustaría venir a trabajar in Italy, in mi casa. Trabajo doméstico, la camerera, insomma. Comprende? Mia famiglia, una famiglia rispettabile. Mujer, niño, eu te feso un contratto regular. Buena retribución. In Italy le cameriere stanno meglio dei padron. Fieste pagate, marchette, assistenza sociale, tutto insomma, tutto. Vieni conmigo? No, signor, sono più necessaria qui. Disculpami. Signor, eh? Aquella è mia figlia. Sì? Sì. Brava ragazza, valiente, molto rara. In Italy trovare una buona cameriera è un mas grande problema, c'è niente da fare. Ah, bon. Sì? Anche noi qui abbiamo un problema molto importante. Sì, eh? Ehi là, mio signor. Sì, chi è? Mani su spera. Ah, bon. Si è deciso il vostro comandante a chiamarmi. Voi, con permesso, con permissão. Por aquí, signor. Eh? Por favor, puoi entrare. Ti aspetta una cabana. Eh? Passe. Hai qui? Bom. Permissão. Bom dia, Miguel. Tá bom? Bom. Tá bem. Podem levá-lo embora. Bravo, non sapevo che era si chirurgo. Sente, si sente. Ah, obrigado, obrigado. Fala português? No, je parle bien français, português, sol quattro parole pour le restaurant. Cosa pensano in Italia do nostro movimento di liberazione? Eh? I giornali ne parlano? I giornali, ah, oui, naturalmente. E l'opinione pubblica è con noi? L'opinione pubblica, oui. Vous savez, in Italia, nous avons présent le centro-sinistro. Quanto si conosce delle ragioni storiche della nostra lotta? C'è difficile. C'è difficile dirlo, eh? Oggi?
Noi cerchiamo di guardarsi indietro, di scoprire chi siamo. Ma l'importante è che dopo 5 secoli di colonizzazione, noi siamo per la prima volta le protagoniste. Non solemando delle nostre storie, ma sì del nostro avvenire. Intendi? Intendi, ma senti, falamose chiaro. Che so tutti sti preamboli? Perché se você chiede un desconto, non c'è niente da fare. D'altronde, le armi che a lei interessano, io le avevo già vendute. Non avvia sua intenzione. Dammi la nota del materiale. Sì, signore, subito. Ecco, disculpami, Manes. Io lo dicevo così, sai. Anzi, a me mi viene da ridere. Se penso ai portoghesi, nel cu, con le loro misme armas. Escuta, Manes, io mi voglio rovinare. Loro si sono comprati gli aerei supercorazzati? Bon. Se noi chiudiamo l'affare, olia che le do. E questo che è? Come sta qua dentro? Eccola qua. Olia sta bomba, Manes. Io gliene do 10 casse di questa. Con sta bomba vossè fora l'avion come se fossero formaggio. Assì me botta giù un nico de mignotta che io cognesso. Va bene? Bon, ok? Sì. Che? Manes, Manes, avions, avions! Chi è? Come poter scoprire? Carai! Che fate? Che facciamo? C'è un rifugio? Ecco che cos'è. È un rivelatore. È stata data. È lei che me l'ha messo nella valigia quella mignotta zozza spia del generale. Saia, saia! Saia, fuora! Si mette in un buraco! Sì, subito. Ecco, vengo, Manes. Eccomi, vengo. Con mamma mia, alla fine! Grazie.
Buongiorno, barone. Barone Maciubi. Beh, che c'è? Niente, l'ho salutato. E io non le ho risposto. Anzi, d'ora in avanti, se non mi saluta, mi fa proprio un piacere. A proposito, la sua domanda è stata respinta. Ha avuto palla nera da tutti. Palla nera da tutti. Dobbiamo scaricare il night, questa qui, Villa Silvia. Eh sì che Villa Silvia, perché non sai leggere? Ah. Elisa, che fai lì? È in casa mamma la signora? Mamma mia, dottore. Elisa. Insomma, mi volete dire che è successo? Neanche più all'aeroporto mi venite a prendere. Ma non avete ricevuto il mio telegramma? Oh, insomma, si può sapere che avete tutti voi. Che gioco è questo? Me lo volete spiegare? Mia figlia non meritava un simile destino. Che destino? Ma che sta dicendo, mamma? Papà, io per te ho fatto qualcosa che non mi sarei mai aspettato nella vita. Che hai fatto per me? Io ho pianto. Hai pianto? Ma che è successo? Che? 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 Il cobra fra le sue vittime. Ho incontrato un mercante di morte. Non ha voluto compensi il giornalista. Ah, è per questo, eh? Beh? Hai visto chi sono io? La moglie di un mercante di morte. E noi figli del cobra. Ma sì, vabbè, vabbè, con voi parliamo dopo. E posso pure capirvi. Ma chi non capisco sei tu, Silvia. Ma perché fai così? Che cos'è sta dramma? Tu lo sapevi che mestiere facevo o no? Ma, mamma... Sì, sta buono tu. E allora? Che cos'è sta tragedia? Ma che è sto processo? Che è? Che è? E che adesso lo sanno tutti. Lo sa tutta l'Italia. C'è gente che non mi saluta, mi si nega al telefono. Gemma, l'altra sera, guardandomi l'anellino nuovo, mi ha detto, carino, cos'è scoppiata, un'altra guerra? E i tuoi figli? Sai cosa gli hanno fatto i compagni di scuola, a Ricky? Gli hanno sputato in faccia e gli hanno detto, tuo padre è un porco che sfrutta il sangue dei negri. E Giada? Io, papà, avevo un affetto, un amore. E tu lo sai, Ettore. No, non lo so. Chi è sto Ettore? Che fai? Ancora il padre all'antica. Ed ora per colpa tua non posso che dirgli addio. Papà, non trovo parole per esprimermi. Ne trovo una sola. Vergogna, vero mamma? Sì, caro. Vergogna. Ma che cazzo state dicendo? Vergogna, non vergogna. Ma se l'ha fatto per voi, per la sua famiglia. Ma se non sono riuscito che a farli piangere, non li vedi? Vabbè, ma piangono nel lusso. Piangono nel benessere, piangono nell'agiatezza. Di cui non sapevamo la fonte. Se avessimo saputo da dove veniva questa agiatezza, papà, non l'avremmo mai accettata. E va bene. Adesso lo sapete. Allora, ditemi voi quello che devo fare. Cambiare mestiere, papà. Certo, che cosa ci vuole? Cosa ci vuole? È una parola, alla sua età. E che si mette a fare? E poi perché? Di quel giornale, tra 15 giorni, nessuno si ricorderà più. E voi poi non dovete permettervi di giudicare vostro padre. Sta zitto, zio. No, ce lo voglio dire, ce lo voglio dire. Io non ho nessun risentimento per quello che mi avete detto, anzi. Vi voglio più bene di prima. Vi abbraccio tutti e vi ringrazio. Siccome il mio lavoro è un lavoro molto faticoso, questo non l'avevo detto neanche a te, Silvia. Pure rischioso, è molto. E io mi sono stancato, anzi, non ne posso più. Se voi aveste visto quello che ho visto io. Vabbè, si può fare. Posso anche cambiare mestiere, sì. Io mi rimetto a vendere le pompe idrauliche, che è un articolo semplice, pacifico e socialmente utile. Le mie 300-400.000 lire al mese le guadagno sicuro. Ed è una cifra con la quale una famiglia può vivere anche decorosamente.
Se si pensa che un terzo del mondo ha un reddito pro capite di 30.000 lire l'anno, ma non come voi, non come abbiamo vissuto noi fino ad ora, no? Non ti pare, cara Silvia? E anche voi, miei cari ragazzi? E tu, caro zio, che viaggi sempre solo con la Jaguar, e tu, cara suocera, che a 70 anni, non per infacciare scusa, ma ti fai una dentiera smontabile di 3,5 milioni. Perché vedete, le guerre non le fanno solo i fabbricanti d'armi e i commessi viaggiatori che le vendono, ma anche le persone come voi, le famiglie come la vostra, che vogliono, non si accontentano mai. Le ville, le macchine, le moto, le feste, il cavallo, gli anellini, i braccialetti, le pellicce e tutti i cazzi che ve se fregano! Costano molto e per procurarsi di qualcuno bisogna depredare. Ecco perché si fanno le guerre. È permesso? Chi è lei? Che vuole? Siamo qui per scaricare il night. No, non dovete scaricare niente. Non si fa più il night. Va bene, ma allora che cosa facciamo? Aspettate un momento, venite da là. Sentite, io non gliela faccio più. Sono morto di stanchezza. Ho bisogno di dormire almeno un'oretta. Io dovrei ripartire subito, oggi. Ho un aereo alle 5:10. Devo andare a piazzare un carico di 70.000 mitragliatrici. Vabbè, fate voi, decidete voi. Tutto quello che voi mi dite mi sta bene. Se voi volete veramente che io cambi mestiere e che riprenda il mio vecchio lavoro delle pompe idrauliche, allora non mi svegliate, fatemi dormire fino a domani mattina. Se invece decidete che io debba ripartire, allora svegliatemi fra un'ora. Alle 3:30. Dottore? Dottor? La signora mi ha detto di svegliarti. Che ora è? È 3:15. Pure un quarto d'ora prima.